Ok. Ora. Cosa facciamo così? Allora, vi mostro il sotto del tocco, quindi lavoriamo di nuovo in giro, facciamo in questo caso facciamo 15 catenelle, 15 maglie alte, quindi abbiamo fatto 2 catenelle per salire. 15 maglie alte. Quando si lavora così in piccolo è un pochino un trauma per me. Allora, sono arrivata che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 15. Ok, chiudiamo nella maglia, una maglia bassissima. Ok, come base piccola, quindi procederemo a crearci il nostro secondo giro. E lavoriamo 2 maglie per ogni maglia precedente. Rumore esterno, Ops.
Ok, siamo arrivati alla fine nel secondo giro. Ora. Cosa pensate? Come misura è ottima da poter utilizzare. Voi che dite? Calcolate che non deve essere più grande della misura del tocco, quindi come circonferenza più che ottima. Quindi il lavoro lo proseguiremo alzando sempre 2 catenelle, però in questo caso giriamo il lavoro e lo andremo a lavorare nella parte superiore delle maglie, che se fate caso hanno il disegno come quando voi fate le catenelle. Quando voi create le catenelle, hanno lo stesso disegno. Quindi andremo a lavorare proprio sul bordo. Quindi si lavorerà maglia per maglia. Una maglia, mi raccomando. Ok, arrivati alla conclusione del primo giro. Chiudiamo il lavoro sempre con una maglia alta. Ecco qua. Iniziamo a vedere la forma del nostro lo spazio per inserire il nostro tocco. Quindi lavoriamo nella stessa maniera, facciamo il secondo giro. Quindi lavoreremo così per tutto il secondo giro.
Ecco qua, sono arrivata alla conclusione, siamo arrivati alla conclusione anche del secondo giro. Ecco qua. Io direi di non andare oltre, anche perché poi si rischierebbe di perdere la forma. In questo caso, inamidate, dategli la forma comunque dovuta, quindi piatta sotto e bella rigida ai lati. Ecco qua. Ora, essendo molto morbido il filo, non dà effettivamente l'effetto dovuto. Anche se non è male, dai. Ora concludo questo il mio il sotto, chiudendo il lavoro. Qua. Ecco qua. Eccolo qua. Il nostro cappellino. Ci manca un pezzo. Ci manca la nostra terza parte. Che io cosa faccio? Lo voglio fare in modo, come vi ho mostrato quello piccolino all'inizio, che si può tirare e aprire il cofanetto. Quindi, in questo caso, in questo modo. Lascio, io lo faccio così, lascio un pezzo di filo, lo lascio libero e inizio, mi creo una catenella e parto da qua. Farò circa 20 catenelle, quindi sono una, tre. Allora, come noterete, ho iniziato la terza parte. Come ho fatto? Ho inserito all'interno della parte inferiore del tocco il filo rosso. Ho utilizzato un ago in modo da farlo infilare facilmente e mi sto lasciando una, come diciamo noi qua, i filo scusate il dialetto, i fili di cecate, cioè il filo lungo, si dice che lo fanno solo chi è cieco per i cecati, cioè è un detto nostro. Che faccio? Taglio abbastanza lungo e in fondo mi faccio un nodo molto elementare come questo, come lavoro. Ok, ora da qui inizia la parte penso un po' complicata la prima volta,
semplice per chi poi lo fa, lo farà spesso. Col mio uncinetto mi creo la base, una catenella. Spero di esserci riuscita. Eccola qua. Vedete? È uscito il fiocchetto, però è troppo largo rispetto, quindi ci provo nuovamente. Sbaglio. Sicuramente sarà un errore che qualcuna me lo farà notare. Ecco qua. Arrivo prima a tenerlo così, così lo mostro. Ecco qui. Lo acchiappo, acchiappato, ok. Mi sono creata la mia prima catenella finalmente. Da qui inizio a lavorarla fino alla fine, quindi sono una. Così fino a lasciare comunque il ciuffetto che c'ha e hanno il tocco effettivamente. Arrivata alla fine, in questo caso l'ho fatto troppo stretta. Ecco qui. Vorrei, no, posso farlo. Ok, me lo tiro questo filo. Effetto nodo. Inserisco preso? No. Non ne vuole sapere a che fare. Ci sono. Si è schiacciata la parte, si è leggermente schiacciata la parte inferiore. Oh, non preoccupatevi, potete farlo. Vi conviene comunque fare il lavoro del tocco, dell'accetto del tocco, quando il tessuto è morbido. E poi potrete unirli quando li avrete comunque abbastanza irrigiditi. Ora, per non avere ulteriori comunque sorprese, mi faccio un nodino, avendo le ditine belle grosse, preferisco, e vado un po' pure di fretta, preferisco, ecco qui, lavorare così. Ecco qua. E il nostro tocco è finito. Mi raccomando, vorrei, magari pure su Facebook, su Dolce Vanità, chi mi segue, mi posti i lavori, se sono stata capace di mostrarvi il lavoro. Mi raccomando, postatemi i vostri lavori. Bene? Ok. Ecco qua. Cosa ne pensate? Ora che bello gonfio. Non è male, dai. Questo è quello grande. E questo è quello piccolino. Bene, ragazze, dopo questo vi lascio un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao!